Bentrovati a tutti sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi siamo insieme per una ricettina veloce. Andiamo a fare delle frittelline di frutta. Avevo a disposizione un po' di frutta fresca stamattina. Tra questi tipi di frutta, tra queste varietà, ho deciso di scegliere ananas e banana, perché di solito quando si fa le frittelle di frutta si pensa sempre alla mela, no? Quindi oggi cambiamo completamente. Allora, ananas fresco, tagliato a piccoli pezzettini. E banana, semplicemente tagliata a rondelle alte 1 cm. Questo è, diciamo, la banana la friggeremo naturalmente, senza aggiungere nulla. Nell'ananas metteremo un pochino di cannella, anzi, ce la vado già a mettere all'interno. Questo lo devo battere perché sennò non esce. La aromatizzeremo leggermente. E lo vado a girare, così nel frattempo che illustro gli altri ingredienti, si insaporisce la nostra ananas. Poi la nostra pastellina sarà fatta con un uovo, 50 g di zucchero. Io a questa pastellina aggiungo 6 g di lievito per dolci, una bustina di vanillina e non uso farina, ma uso 150 g di fecola di patate. Da ultimo 80 g di acqua ben fredda, mi raccomando. Cominciamo dalla lavorazione della pastella. Molto veloce e a mano. Rompiamo l'uovo. Aggiungiamo zucchero e vanillina. Aggiungiamo il lievito. Aggiungiamo l'acqua. Sarà una pastella leggerissima. E ora aggiungiamo la fecola, ma la fecola la dobbiamo aggiungere un po' alla volta setacciata. Quindi aggiungo, me lo metto qui a destra, un cucchiaio e mezzo così alla volta, la setaccio e la incorporo fino a completo assorbimento di tutta la, diciamo, di tutta la fecola, ma tanto si assorbe velocemente, vedete? Uno e mezzo. Vedete com'è fluida la pastellina? Deve essere un velo, non deve essere pastosa. Nel frattempo mi giro e accendo l'olio per portarmelo a temperatura. Ora friggiamo prima la banana, perché la banana è naturale, mentre nell'ananas abbiamo messo la pastella, la cannella, scusate. Quindi se io vado a mettere ora l'ananas con la cannella qui, cambierò logicamente il profumo alla mia pastella. Quindi vado a mettere la banana. E vi ricordate quando abbiamo fatto la frittura delle castagnole? Ecco, l'abbiamo lavorata così con 2 cucchiai. Ecco, faremo la stessa cosa quando l'olio sarà portato a temperatura. Faremo la stessa cosa con le nostre frittelline di frutta. L'olio è a temperatura, cambiamo cucchiai. Prendo 2 cucchiaiotti da macedonia perché non devo, lo so, mettiamo qua, non devo riempire la frutta di pastellina. Quindi vedete, io mi sono messo il vassoio qui vicino. E adesso un tronchetto alla volta io me lo vado a colare nell'olio. Come quando abbiamo fatto le castagnole al cucchiaio, però non dobbiamo riempire
la banana di pastella, un po' di pastellina ci deve stare, ma non esageratamente. Vedete la quantità? Poi a me piace così fluida. Se voi preferite indurirla leggermente, è sufficiente aggiungere 20 grammi di fecola alla dose che io vi ho dato. Vedete? Guardate quanto sono belle. E soprattutto quando facciamo le fritture, mettiamo sempre poca quantità all'interno dell'olio perché la gestiamo meglio. Possiamo ancora aggiungerne altre. Questo è il colore che devono avere. Mi raccomando, mai fritture bruciate. Queste sono le prime che ho messo, queste le ho aggiunte dopo, quindi hanno bisogno di qualche secondo in più. E nel frattempo aggiungo ancora altre e gestisco così la mia frittura. Stanno finendo le ultime, guardate, vedete quelle che ho tolto come sono belline e dorate? Ecco, ora andiamo a togliere anche queste. Nel frattempo abbasso leggermente il gas, prendo l'ananas perché la pastellina è vuota e metto l'ananas all'interno. Giro bene e vado a ripetere la stessa operazione, la stessa cosa. Comincio giù. Anche per questa è ora, quindi le togliamo. Mi raccomando, è sempre questa doratura. E ora io sto friggendo con gas basso, pulisco l'olio di volta in volta prima di aggiungere altre frittelline. E continuo perché ho ancora ananas. Quindi continuo fino a terminare tutta la mia frutta e la pastellina. Io ho terminato l'ananas, guardate, c'è ancora pastella, quindi diciamo che per esempio per questa pastellina voi potete tranquillamente, tanto io le giro, tranquillamente friggere due banane e metà ananas in questa dose di pastella qui. A me serviva soltanto, come dico sempre, una frittura dimostrativa, quindi non sono stata a guardare i pesi e le quantità della frutta, perché volevo solo farvi vedere come io friggo la frutta e il risultato finale. Però voi potete friggere con questa dose di pastella una metà ananas e due banane. Pronto. Togliamo, scolo bene e preparo il piatto finale.
Ecco pronte le nostre frittelline. Una spolverata di zucchero a velo, ma non più di tanto. Qui ce n'è cascato un po' troppo. Non fa niente, vi giro il piatto, le vedete. Comunque questa è la forma che devono avere. Guardate come sono belline. Adesso sono tutte mischiate. Banana e ananas sono squisite. Se volete che ne rompo una all'interno, vedrete come sono. Qui c'è la banana, vedete? La banana diventa cremosa, ma la frittellina è perfettamente cotta all'interno. Quindi preparatele e fatemi sapere che ne pensate. Se vi piacciono, come sono sicura vi piaceranno, mettete tanti like a questo video. Vi do appuntamento alla prossima videoricetta e vi invito ad iscrivervi numerosi al mio canale. Ciao a tutti da Rita.